permite să mă citez într-o carte din România? Am întâlnit. Deci, pot să-l citez într-o carte din România? O fac în vedere o citată, am de dat un libru de România, de experiență, un punto din partire. Nu mi-a reșit. Bun. Pentru că noi, în România, vedem lucrurile asemănătoare. Ce? Noi vorbim despre un proces complex de elaborare și verificare a versiunilor de ancheză. Ce? Poți așa analiza orice posibilitate. Trebuie să analizăm orice posibilitate. Certamente. Ma io voglio prendere proprio lo spunto, così poi concludiamo su questo aspetto anche del programma. E cioè in Italia ora sta prendendo piede, attraverso anche un uso delle fiction, quindi dei mass media, sta prendendo piede una investigazione cosiddetta scientifica. Ora, io pure mi chiamo fortunato, non è che sono fortunato, cioè non è che uno si chiama scientifico ed è scientifico. Il senso di essere scientifici o meno presuppone il ricorso a un metodo scientifico, cioè il cartomante legge le carte e ti dice il futuro. Il grafologo legge i segni e ti dice se una firma è vera o falsa. Tutti e due i metodi sono gli stessi. Cambia ovviamente la finalità, però ci deve essere una differenza tra una cosa e l'altra. La differenza deve essere innanzitutto nel rigore del linguaggio, nello scrupolo che tu utilizzi nel fare tutte le operazioni, ma poi soprattutto nell'evidenza empirica, cioè una qualunque teoria per essere considerata vera o per essere considerata falsa deve trovare una conferma, una smentita nell'evidenza empirica. Io faccio un esempio ritornando velocemente ai disturbi dell'apprendimento. Ma se la psichiatria mi vuole convincere che la dislessia o la disgrafia sono uno delle 354 disturbi che ci sono contemplati nel DSM, ma prendiamo la dislessia, cioè il dire cavallo anziché cavallo, e se mi si dice che la dislessia è un disturbo dell'apprendimento e contemporaneamente si dice che erano dislessici sia Einstein sia Kennedy, l'ex presidente degli Stati Uniti, sia Tom Cruise, sia tante altre figure prestigiose che molto hanno dato al mondo dell'accademia, insomma, della cultura, del cinema, della politica, della storia, eccetera, e allora l'evidenza empirica, questa teoria, la falsifica, cioè non solo la dislessia non è una malattia, ma non è nemmeno un problema, che è smentita dall'evidenza empirica. Quindi non si può, come dire, teorizzare qualcosa se poi l'evidenza empirica la smentisce. Io non posso dire che fuori c'è il sole se fuori sta piovendo, perché l'evidenza empirica, per quanto io possa dire che fuori c'è il sole, basta affacciarsi alla finestra e si verifica quello che dico, che non sta né in cielo né in terra. Allora questa evidenza empirica è l'unità di misura con cui noi possiamo capire se una teoria, una qualunque teoria, è scientifica o non è scientifica. Quindi la scienza nasce e muore nell'evidenza empirica. E quando io vedo tutta un'investigazione sviluppata sull'analisi in laboratorio, sono importantissime le analisi in laboratorio. Sono importanti le analisi in laboratorio, cioè oggi le tecnologie ci permettono persino di misurare l'aria, e ci permettono di controllare con i satelliti il territorio, e ci permettono di fare addirittura dei calcoli matematici in base al quale possiamo stabilire nelle aree criminali che tipologia di reati si possono compiere in quel quartiere e non in un altro, i cosiddetti market crime, che vengono fatti questi studi ad esempio negli Stati Uniti, in Inghilterra, controllo del territorio tutte con le mappe suddivise per aree criminali, e tu già sai, partendo dal postulato di chi delinque e non delinque nel luogo di residenza ma si sposta sempre in un'altra zona, se io faccio una rapina non la faccio sotto casa, e se vivo a Prato la vado a fare ad esempio, che sono io a Torino, la vado a fare in un'altra città dove non mi conosce nessuno. Quindi, partendo da questi dati, c'è tutta uno studio, diciamo scientifico, diciamo se vogliamo anche empirico, che è utile all'investigazione, che serve all'uomo, perché anche il criminale diventa sempre più tecnologico, sempre più attrezzato, sempre più innovativo, sempre più moderno.
Allora noi che cosa dobbiamo fare? La scienza è utile all'uomo, cioè senza scienza nessun uomo può considerarsi, dice Popper, colto se è diffidente verso la scienza, se insomma non conosce la scienza. La scienza è utilissima, però nello stesso tempo dobbiamo capire anche i limiti della scienza.